Qui siamo nel bagno, proviamo se la pompa funziona e tira, perché comunque andare a cambiare si deve togliere il water, è un lavoro lungo e sono sempre cose da mettere in conto. E ovviamente apriamo e vediamo se la pompa funziona correttamente, se non fa attacco e stacca, perché significa che possibilmente bisogna cambiare la membrana. Bene, ed ecco i piedi puliti, la barca tirata. Le prime cose che dobbiamo andare assolutamente a vedere sono questi: se i pistoni del drive perdono o no, ma qua mi sembrano veramente molto asciutte. Vediamo i pistoni dei trim, che qua mi sembrano abbastanza nuovi. Controlliamo se c'è perdita d'olio, ma i piedi vanno alzati e rivisti un attimo, perché alzando il piede completamente vediamo tutta l'estensione dei pistoni del trim e possiamo vedere se ci sono perdite d'olio. Qui è saltato pure il parapolvere, eccolo qua, lo vedete? Quindi questi di qua si devono fare. Andiamo alle eliche. Qui abbiamo un asse che è quello modificato, un asse che è quello originale. Da che cosa lo vediamo? Dal perno interno. Vedete che questo ha il perno, diciamo, questo che è da fuori con l'ogiva in plastica, mentre quello originale ha il dado, diciamo all'antica, no? Per meglio dire, è l'ogiva d'alluminio. Quindi possibilmente andrebbe cambiato anche questo asse, anche se è buono, si mette quello modificato e uno sta più tranquillo. Le eliche, non lo so, bisogna controllarlo un attimo. Questo per esempio, come vedete, ha una leggera parte di diciamo corallo, non so come definirlo. Quindi questo possibilmente, dato che ci sono i pistoni quelli modificati, sarebbe buono pulirlo un attimo con un po' di acido e si rimette la cuffietta dentro. Dopodiché guardiamo anche queste cuffie. Queste cuffie potrebbero anche andare bene. I tubi dei trim del drive, scusate, hanno queste leggere
Vabbè, ma qua non ci abbiamo niente da fare. Le pipette sono state cambiate da poco. Anche qua, sì, è cambiata da poco. Quindi, dopodiché, qua sto vedendo che questa elica non va bene. E ve lo spiego subito perché. Perché il parastrappo è andato. Vediamo se vi posso fare una ripresa. Allora, inizialmente dovreste afferrare le due pale, destra e sinistra, come potete, e cominciate a fare, diciamo, un movimento, come vi posso dire, avanti e indietro, tira e spingi alternativamente. E l'elica dovete notare che non si muova. Ok, perché se si muove il parastrappo all'interno è andato. Oppure vi mettete a girare le due eliche, così, e già qua vediamo che l'elica posteriore è storta anche col parastrappi, quindi avrà preso una bella botta questa elica. Non so se riuscite a vederlo bene, ve lo faccio così. Vedete, stringe sopra, fissate un punto e poi allarga. Questa elica gira storta, infatti in navigazione, prima di portarla qui, già a 1500 giri già si cominciavano a sentire le vibrazioni. Quindi queste eliche vanno smontate e possibilmente, se non messe nuove, spedite e fatte equilibrare, cambiare il parastrappo e via. Perché comunque ancora non sono in condizioni bruttissime, no? Questo che vedete è tutto, diciamo, corallo o antivegetativo. Il suo colore originale è questo, è il Nibral. Bene, come vedete qui, questo pistone è stato molto tempo esposto all'acqua, perché qui non si ricordava mai nessuno che, diciamo, quando noi posiamo la barca, dobbiamo mettere i pistoni completamente a meno 5 o completamente abbassati negativi, così da non esporre all'acqua la parte liscia e lasciare solamente quella di fuori. Come questa. Così facendo, il corallo, attaccandosi più avanti dove c'è una porzione di pistone che entra dentro, si inruvidisce e va a spaccare il paraolio, ok? Come ha fatto in questo caso, che lo ritroviamo, il primo parapolvere lo ritroviamo qui, guardate. Infatti, vedete, alzando il piede e mettendolo bene in pressione, il risultato è questo. Quindi, quando l'afferriamo così, vedete come si muove. E tra l'altro, girando, proprio è storta, lo vedi che. Poi guarda come è tarlata qui. Qua è quasi bucata. No, questa è da buttare, questa elica. Vi ringrazio per la visione. Se questo video è stato utile, ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale. E ci vediamo a un prossimo video.